Vedi? I bicchieri non cadono. Prendiamo quest'altro. Prova tu. Bravo. Attenzione, il gioco è fatto. Hoppla. Uno, due e tre. Adesso prova tu a rovesciarlo. Vediamo se i bicchieri restano attaccati. Me lo rifai? Mai due volte. Allora fammene un altro. Visto che ti è piaciuto così tanto, te ne faccio vedere un altro. Ma attento a guardare bene, se vuoi scoprire il trucco. Che cos'è questo? Un fazzoletto. Un fazzoletto verde, un fazzoletto. Guardalo bene, perché lo metto sulla mano. E poi lo faccio diventare molto piccolo. Lo facciamo proprio piccolo, piccolo e piccolo, più piccolo e sempre più piccolo e... è un uovo! Non è finito. Ecco un altro fazzoletto verde. Uno, due e tre. E mettiamolo qui. Allora, adesso tu controlli e senti se c'è l'uovo. C'è l'uovo? Sì? Bene, bravo. E dov'è l'uovo? Oh, dove l'hai messo? Sei un fenomeno. Hai visto, signora, nonna? Volete ordinare a vostro figlio di sollevare un momento quella parte del corpo dove non batte il sole? Ormai le sue condizioni di salute glielo permettono. Fai vedere, Vittorio, su. Cosa? Ma che hai detto tu? No, 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 come sapete è che è bravissimo. Grazie del complimento, signora. Ma voi cosa nascondete lì? Oh, guarda, 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 un altro uovo! Hai visto, Vittorio? Mi dici come fai? Adesso pensa a guarire. Un giorno te li insegnerò tutti. Un prestigiatore diventerà. Adesso noi andiamo a cena e tu riposi. Non voglio restare solo. Perché non sei venuto prima? Purtroppo ho molto da fare. E da ora in poi sarà anche peggio, perché ho dovuto cambiare mestiere. Ah, ma davvero? E la tintoria? Quella ormai. Bene, andiamo. No, Antonio, resta qui. Sei venuto a trovare me, mica loro. Povero amore, ti sei proprio annoiato in questi giorni con due donne. Tu esci e la nonna non sa giocare neanche a battaglia navale. Intanto prepara i fogli, che dopo cena facciamo una sfida. Una grande battaglia, una miraglia, tre caccia e quattro sottomarini, d'accordo? Va bene. Non dovevi fargli tutte quelle promesse, i bambini ci pensano, ci credono. Ma io le manterrò. In tipografia non sono proprio schiavo dell'orario. Ti piace il tuo nuovo lavoro? Più di quando stavo in tintoria, certamente. Correggo bozze, tengo un po' di amministrazione. Insomma, mi interessa abbastanza. Vieni, esci. Facciamo quattro passi. Adesso no, adesso non è possibile. Ma non senti che aria? Andiamo, dai. Ho voglia di camminare con te per strada, no. Senza nasconderci. Almeno al buio si potrà, no? Una volta. Vieni. Aspetta. Aspetta, facciamo piano. Ecco. Senti. Antonio, la la la. Ma sai che è diventato matto? Io mi conosco tutti. Cosa facciamo? Oddio, Dio. Non sei tu il matto. Sono io. Oh, sai cosa ho fatto? Mi sono dimenticata le chiavi di casa. Ti rendi conto? Ora mi tocca suonare la porta. E ascoltare la predica di mia madre. Vieni a dormire a casa mia. Attenta, attenta. Antonio! Perché non puoi venire da me? No, a casa tua non posso, è tardi. Poi ho voglia di stare all'aria aperta stasera. Thank you.
Dammi la mano. Pronto? Scusate tanto, signora, sono Antonio. Vittorio, come sta? Bene, sono contento. Salutatelo da parte mia. Ah, scusate, la signora Renata non c'è? Non sapete quando la posso trovare? Grazie. Antonio. Arrivederci.
Antonio, ma tu questo lavoro lo finisci per stasera? Sarà difficile. Vabbè, non fa niente. Lo finirei domani pomeriggio, perché domattina devi fare la solita scappata a Bologna. Ma è già pronto il materiale? No, ma sarà pronto, sta tranquillo. Sai com'è importante. Io e Michele restiamo qui tutta la notte e così finiamo. D'accordo. Passo domani mattina a ritirarlo. No, se vieni domattina non fai in tempo a prendere il treno delle 8. Vieni stanotte, sai, è materiale che meno resti in tipografia e meglio è. La prudenza non è mai troppa. Ciao Antonio. Ciao. Ma tu sai fare quel gioco che si mettono delle cose in un cappello e poi ne escono delle altre? No, so soltanto quei due o tre che ti ho fatto vedere. Fattene insegnare altre dal tuo amico. Chissà dov'è ora. Era uno di Bologna. Allora insegnami i trucchi di quelli che mi hai fatto vedere. Va bene, uno di questi giorni quando vengo a casa tua. Ma non vieni più. Perché? Sai, devo lavorare. La Marenna allora? Pronto? Io ne ho il nonno. Il giardino sei sicuro di voler nonno? Sì, sì. Ecco, grazie. Andiamo. Sì, la... Devi venire presto a casa nostra, sai? Perché poi partiamo. Chi è che parte? Noi. Il dottore ha detto che ho bisogno di montagne. E dove andate? A Lizzano in Belvedere. La mamma sarà la direttrice della colonia. È stato un amico di papà a dirglielo. Chi è questo amico? Si chiama Sua Eccellenza Marsili. È venuto da noi anche ieri sera. Perché non la finisci? Non ti piace? Non mi va più. Io me ne mangerei un'altra. Quando parti? Perché non mi hai detto niente? Perché questi misteri? Da 4 giorni sei scomparsa e io qui come un imbecille. A sorridere alla madre, a portare a spasso il figlio, a telefonare, a farti la posta per la strada. Renata, non facciamo piazzate. È dalle 5 che ti aspetta qui fuori. L'ho pregato di entrare ma non ha voluto. Era uscito con Vittorio. Va bene, mamma, adesso rientra dentro. Fammi il favore. Mi spiace che tu abbia aspettato qui. Vuoi entrare un momento? No. Non possiamo stare in mezzo alla strada. Telefonami domani. Se riesco a liberarmi dagli impegni, ci vediamo nel pomeriggio. Antonio, cerca di capire. Ho molto da fare in questi giorni. Dove sei stata stasera? Ci vediamo domani. Ciao. 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 Allora, cos'hai da dirmi? Lunedì partiamo. Viene anche mia madre. Perché non me l'hai detto prima? Non ho avuto il tempo e poi ne sono sicura solo da ieri. È stata una cosa del tutto imprevista. La direttrice della colonia si è ammalata e mi hanno offerto il posto. Ti hanno offerto? Chi? Lo sai. D'altronde la devo considerare una fortuna perché Vittorio ha assolutamente bisogno di montagna. Certo, è giusto. Ma tu sei cambiata. Antonio, non essere egoista. Egoista? Perché? Perché tu sei ancora un ragazzo. E quando dici di amarmi, lo so che sei sincero.
Vedi, quello che io provo per te è una cosa... È come se io non avessi mai conosciuto un altro uomo prima di te in vita mia. E questo mi fa paura. Mi sconvolge. Mi sento come sull'orlo di un precipizio, capisci? Antonio, io e te non potremo mai costruirci una vita insieme, mai. Pensi ancora alla storia dell'età? Ma che importanza può avere? Ma perché non vuoi capire? Per adesso, finché ti dura la mattana, va tutto bene. Ma fra qualche anno, Antonio... Fra qualche anno che cosa? Queste sono tutte storie. Le ragioni sono ben altre. Sì, ci sono altre ragioni. Io ho anche un figlio da educare. Quale educazione? Libro e moschetto, balilla perfetto, attenti, riposo, alala. Queste sono le idee che gli andate mettendo in testa. Tutti voi. Non ti capisco. Cosa dici? Lasciamo andare, va. Io ti capisco. Tu non vuoi più sotterfugi. Non vuoi più venire da me di notte, come una ladra. Però non vuoi nemmeno sposarmi. Allora tra di noi niente più ipocrisie. Vediamoci quando ci pare e piace. Senza nascondere nulla a nessuno, neppure a Vittorio. E a poco anche lui capirà. Se già non ha capito. Lascia che gli parli io. Non fare così! No, no. È che la mattina è passata a te e non a me. Questa è la verità. Con la scusa degli anni ti stai comportando come... Mi fai male. Come... Antonio, mi fai male. Lasciami. Perdonami. Perdonami. Dimmi che mi vuoi ancora. Sempre. Sempre. E che io non so più cosa fare, credimi. Amore mio, non so più cosa fare. Devi avere fiducia.